Oggi voglio parlarvi di ben tre segreti davvero carucci in Elden Ring, segreti, meccaniche o dettagli che forse non avete notato, per i più pignoli che si paleseranno nei commenti, parliamo di tutto un po', di quello che potreste non aver notato. Il primo dettaglio si può notare anche nelle prime fasi del gioco, difatti parleremo degli impiccati che troviamo nella zona di Sepolcride e che possiamo vedere fin dall'inizio del gioco. C'è della gente impiccata, possiamo pensare sia del semplice design di gioco, ma in realtà, quando ci passeremo accanto la notte, noteremo che a fianco a queste creature ci sono delle urla abbastanza disumane, urla di sofferenza. Ascoltate. Beh, se ci facciamo caso, queste povere anime a volte indossano un cappuccio che è l'unico tratto distintivo, e questo oggetto effettivamente noi lo possiamo droppare. Stiamo parlando del cappuccio da colpevole, un mantello con cappuccio grezzo di color bruno-olivastro, e l'abito riservato ai colpevoli di crimini minori, come ricorda il collare di rami appuntiti. Questo, oltre a legare con il video delle magie oscure che ho fatto in passato, che appunto dichiarava che il rovo andava a simboleggiare il crimine ed era legato appunto ai cacciatori di globi cinerei, alle magie del rovo e a quanto pare anche ai crimini minori. Il discorso è che sotto al regime di Marika, a quanto pare, queste persone che avevano fatto dei crimini minori, come, non lo so, rubare una merendina, venivano crocifisse e lasciate lì a bruciare vive per chissà quanto tempo, perché in realtà questi esseri sono immortali. Sappiamo che Marika non c'è da tempo e che il nostro senza luce si è risvegliato parecchio tempo dopo perché tutto il mondo è caduto nella follia. E suppongo dunque che queste povere anime siano lì da un'eternità. Dunque potremmo pensare che quella simpaticona di Marika, dopo aver tolto la runa della morte dell'anello ancestrale e dunque aver permesso alla gente di diventare immortale e rinascere, abbia fatto una qualche maledizione che permettesse a questi esseri crocifissi di bruciare per tutta l'eternità. E adesso io torno a dire, nella descrizione c'è scritto crimini minori, cioè in pratica Marika si è arrabbiata perché tutta sta gente faceva cavolatine, rubava le merendine, le hanno rubato le merendine, lei li impicca e li fa bruciare. Sti ciuffoli. Il secondo segreto è anch'esso davvero interessante ed è legato per lo più a Torrente. In primis c'è un piccolo dettaglio che forse non avremmo mai notato ma che possiamo notare osservando per bene l'anello del nostro cavalluccio. Come possiamo leggere nella descrizione, questo è un anello decorato con fini elementi d'oro, utilizzabile come fischietto. Suonalo per evocare Torrente, il destriero fantasma. Usalo quando sei in sella per smontare dalla cavalcatura. Il destriero può essere evocato di nuovo dopo la morte usando l'ampolla di lacrime cremisi. Va bene, questa è una descrizione in-game. Quello che interessa a noi è il fatto che, per evocare Torrente, tendenzialmente noi dobbiamo suonare dentro al fischietto. E difatti, il nostro personaggio suona nel fischietto. Bellissimo, cioè questa è un'attenzione ai dettagli che effettivamente è piacevole da vedere ed è una cosa che a molti dà fastidio che io apprezzi questi dettagli, non ho capito perché, ma è così. Però, qual è la cosa che è tristissima effettivamente? Non ne ho mai parlato, ma se noi facciamo il finale della fiamma frenetica, e ragazzi, attenzione perché potreste farvi uno spoiler, se non volete vedere questo finale, saltate questo spezzettino di capitolo. Durante il finale potrebbe eventualmente, in seguito delle scelte che farete nel gioco, capitare che Melina compaia e apra il suo unico occhio. Ma la vera cosa triste è che, se ascoltiamo bene di sottofondo, possiamo sentire e capire che stiamo parlando di lui, il fischietto di Torrente. Adesso c'è chi dice che il suono che sentiamo sia il vento creato dalla nostra esplosione di fiamma,
che passa nel fischietto. Molti invece pensano che sia proprio torrente, sofferente, un po' per la nostra scelta e un po' perché in realtà l'abbiamo bruciato con la fiamma frenetica, ragazzi. Cioè, mi vengono i brividi a pensarci, siamo proprio delle persone brutte. Questo cavallo ci ha accompagnato in tutta la nostra avventura. Noi incontriamo le tre dita e decidiamo di bruciare il mondo e con esso bruciamo Torrente proprio senza pietà. Piccola curiosità su Torrente, i suoi occhi brillano. Tendenzialmente, Torrente è il trenino Thomas e fa luce dagli occhi. Prima di vedere il terzo ed ultimo segreto, che mi ha richiesto un sacco di tempo off camera a guardare una specifica cosa, ragazzi, iscrivetevi al canale per supportarci. È gratis, non vi costa assolutamente niente e ci aiuta a crescere. Inoltre, se accendete la campanella, potrete guardare questa crescita di video in video, perché vi arriverà la notifica ogni volta che carichiamo qualcosa. Ebbene sì, ci ho messo ben 17 minuti di registrazione a fissare un mausoleo. Perché? Perché il mausoleo, ragazzi, ha un piccolo dettaglio che praticamente potreste non notare mai, perché è quasi impossibile capitare lì nel momento giusto. Se noi ci rechiamo ad una grazia e facciamo scendere la notte e stiamo lì nella zona di un mausoleo ad osservarlo, vedremo che dopo 16 minuti esatti, ossia quando la notte è verso la fine, siamo nell'ora più profonda della notte, se non erro è considerata le 3 di notte come orario, non vorrei dire una cavolata, avevo visto un video di Leviathan che appunto spiegava come era gestito il tempo in Elden Ring, e se non sbaglio questo avvenimento accade alle 3 di notte. Ma bando alle ciance e ciance alle badanti, qual è la particolarità? Il mausoleo, nell'ora più profonda della notte, si mette a dormire. Ha un'animazione unica in cui riposa. Perché anche questi poveri massi che camminano tutto il giorno hanno bisogno di almeno 5 minuti di nanne. Ed effettivamente ci sta, ragazzi, è una cosa che potremmo non aver mai notato, perché quando mai capiterà di arrivare davanti a un mausoleo alle 3 precise di notte e vederlo con questa animazione? C'è qualcuno a cui è successo nei commenti, giuro che questa volta non ci credo. In ogni caso, anche questo è un dettaglio carino. Se volete vederlo di persona, andate alla Penisola del Pianto, alla Quarta Chiesa di Marica, fate scendere la notte, aspettate 16 minuti e guardate il mausoleo. È quello che ho fatto io. Oltretutto, questo ha anche un'utilità, perché se per sbaglio non riuscite a pulire i piedi del mausoleo per poter accedere al suo ricco bottino, vi basterà aspettare questi 16 minuti e il mausoleo non farà assolutamente nulla e si lascerà pulire i piedi in totale silenzio. Si risveglierà solamente quando avrete completato. Che dire, ragazzi, ditemi quale curiosità secondo voi era più interessante. Io vi aspetto nei commenti per avere un dialogo super aperto e divertente con voi. Lasciate anche un mi piace se vi va e mi raccomando iscrivetevi al canale, perché così ci supportate e ci aiutate a crescere. Inoltre, come ultima cosa, accendete la campanella, in questo modo rimarrete aggiornati su ogni video che esce. Noi ci vediamo domani o in un prossimo video. Ragazzi, ciao a tutti!